Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Quaderno di Vino. Ciao Antonio. Cristian. Siamo in piena estate, quindi mi pare che hai fatto la scelta giusta per la puntata di oggi. Hai già sbirciato la bottiglia. Allora, Italia, campagna, voglia di mare, no? Quindi andiamo in campagna via. Però non siamo propriamente sul mare. Siamo in Irpinia, zona di Avellino. L'azienda è Contrada Michele ed è a Candida, provincia di Avellino, come ho già detto. Due parole sull'azienda, sul territorio. Quindi questa azienda produce vino a livello familiare già da molti molti anni. Diciamo che la produzione vera e propria, ufficiale, chiamiamola così, nasce nel 2003, quindi dal 2003 hanno incominciato a vinificare. Parliamo di uve autoctone, quindi questa zona è nota agli appassionati per il Fiano di Avellino, per il Greco di Tufo, per l'Aglianico Taurasi. Loro lavorano prettamente su questi prodotti. Non parliamo di quantitativi di bottiglie stratosferici, ma parliamo di una grandissima qualità. Grandissima qualità. Questo territorio è noto dall'epoca dei Romani per le sue caratteristiche, te lo sai bene, a livello enologico si esprime molto bene. Il vino degli imperatori si faceva lì. Appunto, e già si conosceva il Taurasi, il greco era stato importato dalla Grecia, no? Quindi era un vitigno di origine greca, ecco il nome Greco di Tufo. Fiano c'era già, per distinguerlo dal greco lo chiamavano latino, quindi avevano il vino greco e il vino latino, molto, molto semplice. Fonte inesauribile di notizie enologiche, Plinio il Vecchio. È il vecchio Plinio. Il buon vecchio, come dico io, il buon vecchio Plinio, che nei suoi excursus, nei suoi giri, in tutte le lande dell'impero, una delle prime cose che faceva, si metteva a tavola, mangiava e beveva e ci dava delle informazioni. Che il sono vecchio saggio. Grandissimo, non sarà morto alcolizzato, non lo so, no. Scherzi a parte, comunque un grande personaggio storico, ci mancherebbe altro. Come definiva i vini di questa zona, questo vino qua, anche il Plinio il Vecchio? Vini a piani perché? Perché erano molto graditi alle api, quindi le api andavano a lavorare su queste uve. Chissà se andremo a riscontrare queste notizie, a verificare queste notizie assaggiando. Io ho una grandissima idea. Sì, e per considerando quante volte compare Plinio sui libri enologici, li darei retta. Mamma mia, mamma mia. Mi posso permettere? Andiamo. Allora, dire di enologia e non. E non, parliamo di storia. Il suo mestiere ufficiale era lo storico. Se ricordo bene, poi Plinio è morto con l'eruzione del Vesuvio. Dovrebbe essere morto così, appunto. Nelle vicinanze di qualche cantina, immagino. Sì, è molto contento. Fiano di Avellino. Il nome di questo vino è Selvecorte. Abbiamo un 2014. Questo vino è un vino che comunque, nonostante sia bianco, può andare avanti negli anni, qualche anno di invecchiamento può farlo sicuramente. La vendemmia viene fatta in ottobre, vinificazione in acciaio, si consiglia un affinamento di almeno 3-4 mesi in bottiglia, io consiglio addirittura di più, tant'è vero che quando acquisto cerco sempre di acquistare le partite dell'anno dei due anni precedenti. È un vino che, a parte, appunto, adesso andremo ad assaggiarlo, raccoglie bene, è un vino che è stato anche premiato, comunque un vino che ha preso i tre bicchieri, quindi è un vino sicuramente riconosciuto a livello nazionale. Allora, a livello di colore, come dicevo prima, nonostante sia un 2014, ancora qualche nota verdolina, trasparente, sì, limpido, ma ancora qualche nota verdolina. Tendente al paglierino già. Esatto, sta evolvendo, sì. Trasparente, limpido, già detto, e al naso, wow, bellissimo. Come direbbe il mio amico Cristian, wow! Al naso escono tante cose molto 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 interessanti. Vengono fuori. E qua dobbiamo tirare di nuovo in ballo il buon vecchio, sì, Plinio. Perché? Perché il floreale, il tiglio, l'acacia, tutti i fiori comunque molto graditi, vengono fuori. Sono molto fuori. Molto presenti, sì. Una delicatezza, una rotondità già al naso e sicuramente ci induce alla fase 3, l'assaggio. 3.
e diciamo che ci siamo. Quante volte le avranno detto a Plinio che non ha ragione? Poche. Poche, poche. Ma del resto l'allenamento, la pratica, la costanza, la perseveranza. Quindi, sì, quindi diciamo che ci ha colto sì, bene il ragazzo. E via. Sì. Ritrovi quello che sentivi al naso? Certo, il miele è innegabile. Sì. Senti, vabbè, c'è qualche nota agrumata? Esatto, c'è qualche nota agrumata, sicuramente l'acidità ci aiuta molto. E c'è una caratteristica, non so se ti arriva. Molto minerale. Minerale e ancora un'altra cosa, il fiano, una delle caratteristiche del fiano è un finale con un gusto di nocciola tostata, sì, ti rimane in bocca, è vero? Sì. Nonostante non siamo nelle Langhe, non c'è la tonda gentile delle Langhe, ma noi sentiamo questo sentore di... Sentiamo questo sentore, non è bello, ma lo possiamo passare. Nocciola tostata. No, è fantastico. Un vino rotondo che rimane in lungo, bocca a lungo, salivazione, freschezza. 13 gradi, ma non danno assolutamente, non dà una sensazione di alcol eccessivo. No, per niente. È un vino che diciamo che riusciamo a bere molto molto bene, stagionale. E se lo avviniamo? L'abbinamento, in campagna ci saranno migliaia di abbinamenti. L'abbinamento, però... allora, se vogliamo, è un vino bianco, andiamo sul tradizionale, sul pesce, però dobbiamo andare a prendere in considerazione dei piatti di pesce elaborati, molto gustosi, con dei sapori forti, perché questo vino ha la ha sua una personalità. Buona struttura, sì. Quindi non deve scomparire nel vino né il piatto. Quindi col pesce sicuramente, con degli antipasti sicuramente, come aperitivo sicuramente. Facciamo l'abbinamento regionale che ci piace, sì, tanto. Sono stato anche aiutato da loro. Mozzarella di bufala. Latticino fresco, molto difficile sempre da abbinare, però in qualsiasi caso la mozzarella di bufala è un altro prodotto con una spiccata personalità e dei sapori forti, quindi possiamo andarlo ad abbinare. Sì. Loro lo consigliano, lo fanno e io l'ho provato perché io mi sacrifico. Come Plinio anche a loro ascolteremo. Il buon vecchio Antonio e allora l'ho provato e si può fare. Quanto costa, Antonio? Questa bottiglia qua te la regalo, quindi non costa niente, no. Costa, è in fascia sotto i 10 euro. Wow, non è un fantastico. Vino che passa i 10 euro, assolutamente no. È un vino prodotto, è un prodotto con un rapporto qualità-prezzo 100%, spettacolare. Sì, spettacolare. Fantastico. Cin cin. Grazie Antonio. Ciao, ciao, alla prossima.